così numerosi. Io mi presento, mi chiamo Davide Panciere, a me spetta il compito di introdurre la serata. Il Circolo Felt, due parole, è un centro culturale che ha come scopo quello di aiutarci a guardare, ma soprattutto dare un giudizio sulla realtà, a partire dalla fede cristiana che abbiamo incontrato. E partendo da questo, negli ultimi anni abbiamo ingaggiato interessanti dibattiti su diversi temi che ci stavano principalmente a cuore, per cui partiva tutto dal nostro desiderio, dibattiti come l'educazione, la bellezza, l'accoglienza, la sofferenza, la solitudine. Ma perché parlare di Bielorussia in un contesto dove ultimamente a farlo da padrone è solo il Covid, con i suoi aspetti indubbiamente dolorosi e traumatici, ma come se non ci fosse nient'altro che questo. Vogliamo parlare, mettere a tema questa patria, questo popolo, perché alcune famiglie del nostro quartiere hanno iniziato ad accogliere da qualche anno, nelle vacanze estive, bambini provenienti dalla Bielorussia e in particolare da Chernobyl, in una sorta di affido temporaneo. E i rapporti che ne sono nati con i bambini, ma anche con le famiglie di provenienza, non ci hanno lasciato estranei a ciò che lì stava avvenendo. I telegiornali, le fonti di informazione ne hanno parlato, ma oramai non fa neanche più notizia. Invece ci sembra giusto, proprio per questa affezione che ne è nata, mettere a tema quello che sta avvenendo lì. Questo quindi ci ha spinti a capire un po' di più cosa sta succedendo e da qui è nato il desiderio di organizzare l'incontro. Fra l'altro l'incontro fa parte, rientra nell'alveo del ciclo di incontri della Settimana dei Centri Culturali Cattolici della Diocesi di Milano, che ha come titolo Risvegliare l'umano e per quello che mi auguro sentiremo non c'è tema più azzeccato. Detto questo, io mi taccio solo 30 secondi ancora per presentare i nostri ospiti, perché stasera abbiamo con noi tre ospiti che ringrazio. Ringrazio anche perché sono collegati alcuni da Mosca, altri da Minsk, e quindi là sono 2 ore avanti, quindi per loro sono le 11:07. E quindi mi rendo anche conto che è un bel sacrificio quello che stanno facendo, ma è un grande dono quello che ci stanno dando. Abbiamo con noi Patrizia Cassani, Buonasera. che è responsabile del progetto accoglienza dei bambini bielorussi della Caritas Decanale di Lambrate, da cui tutto è iniziato, come dicevamo prima. Abbiamo con noi Giovanna Paravicini. Buonasera, Giovanna. Buonasera. La dottoressa Paravicini è collegata da Mosca ed è una responsabile della Fondazione Russa Cristiana, nata negli anni 50, con lo scopo proprio di far conoscere in Occidente le ricchezze della tradizione spirituale e culturale dell'ortodossia, ma anche di favorire e diffondere il dialogo tra il mondo cattolico e ortodosso, sia nei tempi del regime, sia con la perestroica, sia nell'attuale situazione. E infine abbiamo con noi Dmitry Strozev, spero di averlo pronunciato giusto, da Minsk. Dmitry è, oltre che essere un caro amico, è scrittore, poeta e è, assieme ad altri personaggi che vivono in quella terra, uno degli animatori di questa bellissima esperienza che noi in parte abbiamo già sentito, ma che stasera ci racconterà meglio. Quindi io adesso mi taccio. Una cosa importante. Sarà possibile poi fare delle domande alla fine, se come ci auguriamo avanzerà tempo. Vi chiediamo di mandarle in chat, poi un amico Michele le raccoglierà e le porremo tutte alla fine. Lascio la parola adesso a Patrizia che ci parla di lei. Allora, buonasera a tutti. Allora, io sono Patrizia, come ha già detto Davide, referente del progetto Bielorussia della Caritas del Decanato di Lambrate. Allora, il progetto Bielorussia è nato nel 2009 per offrire un soggiorno di risanamento ai bambini che vivono tutt'oggi in un territorio contaminato, dalle radiazioni dell'incidente di Chernobyl.
un mese lontano da un territorio contaminato e soprattutto da cibo contaminato permette a questi bambini di avere un beneficio per la loro salute. Negli anni però, anche grazie ai riscontri delle accompagnatrici che portano questi bambini da noi in Italia, ci siamo resi conto che questo progetto è sicuramente molto di più. Allora, tramite questo progetto questi bambini riescono a entrare in contatto con una nuova realtà che permette loro di fare nuove esperienze importanti per il loro futuro. Partito? Parte alle 9:30, ore 21:30. Per il loro futuro. Allora, se potete mettere tutti in muto, se no si sente, grazie. I bambini che noi accogliamo vengono soprattutto dai villaggi a sud della Bielorussia. I villaggi bielorussi, almeno quelli che abbiamo visto noi nelle due volte che siamo stati in Bielorussia, sono gruppi di case isolati in mezzo alla campagna, lontano dalle città, dove raramente trovi un'auto, se ci sono, sono uno o due su tutto il villaggio. Ci sono villaggi più grandi, dove c'è anche una scuola e un piccolo emporio, e invece ci sono quelli più piccoli, dove non c'è proprio nulla. Infatti i bambini dei villaggi più piccoli vanno a scuola nella scuola del villaggio più vicino. In questi villaggi vivono le famiglie che vivono in questi villaggi sono famiglie povere, e insieme alla povertà, diciamo, alcune di queste famiglie purtroppo ha anche altri disagi, tra cui a volte anche problemi dell'alcolismo. Questi bambini quindi che vivono in queste famiglie e che noi ospitiamo hanno la possibilità tramite questo progetto prima di tutto di staccarsi per un mese da una situazione sicuramente pesante e difficile, di fare esperienza anche di una vita in una famiglia serena, dove ci sono dei rapporti tra i membri della famiglia sicuramente positivi, dove loro possono ritornare ad essere bambini, e quindi sicuramente questo è molto importante per loro, anche perché senza questo tipo di esperienza, isolati come sono nei villaggi, penserebbero che l'unica realtà che esiste nella loro vita è quella che loro vivono quotidianamente, mentre facendo questo tipo di esperienza da noi hanno comunque la possibilità anche un domani di fare delle scelte. Inoltre col fatto che noi, a differenza di altri gruppi di accoglienza, permettiamo alle famiglie di accogliere nel tempo anche lo stesso bambino, queste loro esperienze che fanno da noi sono consolidate nel tempo e crescendo possono anche cogliere degli aspetti della nostra realtà che da piccoli non riescono ovviamente a cogliere. Allora, il nostro progetto è così organizzato. Allora, noi accogliamo i bambini due volte all'anno, nel mese di giugno e nel mese di ottobre. Allora, a giugno vengono i ragazzi dalle scuole medie fino alla maggiore età. Nel momento che diventano maggiorenni escono dal progetto. Allora, durante il mese di giugno i ragazzi vengono a fare praticamente un mese di vacanza. Vengono ospitati dalle famiglie che sono famiglie di volontari, e durante la giornata, per fare in modo che queste famiglie abbiano la possibilità di svolgere i loro impegni quotidiani, questi ragazzi fanno vita di gruppo e frequentano l'oratorio estivo. Durante il weekend invece stanno con le famiglie, e le famiglie stesse insieme organizzano delle attività o delle gite. In ottobre invece accogliamo i bambini più piccoli, quelli delle scuole elementari, però a partire dalla seconda elementare.
i bambini vengono accompagnati dalla loro accompagnatrice che è un interprete, anche perché noi abbiamo assolutamente bisogno di un interprete perché i bambini parlano solo russo, e la loro maestra bielorussa. È una maestra che non è proprio di tutti i bambini, ma è una maestra che riesce a portare avanti il loro programma scolastico anche se loro sono di classi diverse. I gruppi di solito sono abbastanza piccoli, massimo 12-15 bambini. Durante la settimana questi bambini infatti vanno a scuola, gli viene data una disponibilità di un'aula nella scuola qui del quartiere, loro proseguono con il loro programma scolastico e durante l'orario scolastico entrano anche in contatto con i bambini italiani, e questa è un'altra bella esperienza che fanno. Inoltre gli organizziamo anche delle attività extrascolastiche che a loro piacciono molto, anche perché a loro non sono abituati, tipo semplicemente andare in piscina, loro non sanno neanche che cosa sia la piscina, e quindi per loro è sempre un'occasione di grande divertimento. Dopo la scuola vengono portati in oratorio dove hanno un dopo scuola, dopodiché vengono ritirati dalle famiglie, durante i weekend stanno con le famiglie stesse e si organizzano appunto, anche queste, le famiglie di ottobre si organizzano per fare delle gite e passare del tempo insieme. Questo progetto permette anche alle famiglie italiane di stare insieme, si creano delle nuove amicizie, e penso che anche questo sia molto importante per i bambini bielorussi, perché si rendono conto anche cosa vuol dire la condivisione, l'aiuto reciproco, anche perché le famiglie italiane quando accolgono si aiutano anche molto, in quanto un elemento più in famiglia, nonostante noi organizziamo tutto in modo che le famiglie siano facilitate, comunque è un impegno in più. E quindi anche aiutarsi a vicenda è sicuramente un aspetto molto importante sia per le famiglie, ma anche come esperienza per i bambini, anche perché quello che abbiamo visto quando siamo andati in Bielorussia e che ci ha molto colpito è che queste famiglie, soprattutto quelle più disagiate che abbiamo incontrato, sono proprio chiuse in loro stesse, cioè non abbiamo visto veramente una possibilità, cioè un'apertura tra di loro, tra le famiglie dello stesso villaggio, se non con famiglie di parenti, ma altrimenti la nostra impressione è proprio stata che loro siano molto chiusi su se stessi. E invece passare un messaggio di apertura, di condivisione, di aiuto reciproco, penso che sia anche questa una bella esperienza. Iniziamo anche noi ad avere dei piccoli ritorni dalle nostre esperienze, nel senso che oltre a quello che ci hanno raccontato le interpreti, che hanno iniziato prima ancora dell'inizio del nostro progetto a accompagnare i bambini e quindi li hanno potuti vedere crescere, e con alcuni sono rimaste in contatto e hanno visto che nel tempo, nel momento che si sono sposati, che hanno creato una loro famiglia, hanno abbracciato, diciamo, il sistema familiare della famiglia ospitante, per cui sicuramente migliorando la loro modalità di relazione. Anche noi nel nostro piccolo, col fatto che i primi bambini del 2009 ormai sono cresciuti, sono già diventati maggiorenni, riusciamo ad avere già qualche piccolo riscontro da delle frasi, da dei modi loro di relazionarsi con noi, che ci fanno capire che in realtà è un bel progetto e che sicuramente lascia in loro qualcosa di molto importante. Queste sono più o meno brevemente le informazioni che vi posso dare sul progetto. Se poi foste interessati, mi potete scrivere per chiedermi dei dettagli, scrivetemi senza nessun problema.
vi posso dare la mia mail, ve la dico, al limite poi se qualcuno, se Michele puoi scriverla sulla chat. La mia mail è patrizia.cassani67@gmail.com. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento. Patrizia, grazie a te, grazie mille. Per chi è collegato ricordo che l'incontro comunque è registrato e quindi è possibile mettersi poi in contatto e soprattutto rivedere gli interventi e i contenuti. A Giovanna Paravicini, partendo dal titolo, in realtà abbiamo già fatto una richiesta, nel senso che noi a lei abbiamo chiesto se ci può aiutare a conoscere un po' di più questa terra, perché io sinceramente, non avendo ospitato le famiglie, non sapevo neanche dove stava sulla cartina geografica. Lo dico scherzando, mi guardano come un giurassico, ma è così. E quindi Giovanna, che ha vissuto fra l'altro anche la transizione di questi paesi come Fondazione Russia Cristiana dal regime alla situazione attuale, appunto a lei abbiamo chiesto di aiutarci con una breve analisi di quella che è stata la storia degli ultimi anni, con un focus particolare alla presenza su quel territorio dei cristiani nella società cattolici ortodossi, perché i cattolici sono minoranza, ce lo dirà lei. Grazie Giovanna, a te la parola. Grazie a voi, buonasera a tutti. Allora, la Bielorussia si è sempre configurata un po' come un crocevia d'Europa e in effetti la sua storia ha una storia molto più breve della nostra, perché viene battezzata praticamente alla fine del X secolo, nel 992, nell'orbita del nascere della Russia. Appunto, il nome di Bielorussia è Russia Bianca. Ma nel corso dei secoli, appunto, essendo questo crocevia, si trova un po' a cavallo tra i due mondi, il mondo ortodosso russo e il mondo occidentale, in particolare la Polonia. Questo spiega perché, per esempio, la Bielorussia sia il paese slavo dove esiste una minoranza però più consistente rispetto alla maggioranza degli ortodossi. Ma d'altra parte è stata anche sempre uno dei territori che è sempre stata, proprio essendo a cavallo, uno dei territori che è stato veramente più martoriato. Pensiamo semplicemente che le battaglie più sanguinose dell'invasione napoleonica, quando è andato in Russia, si sono combattute in Russia. La famosa battaglia di Borodino è appunto avvenuta sul suolo bielorusso. E così pure in ambito, durante la Seconda Guerra Mondiale, è stata il teatro degli eccidi più terribili sia dei sovietici e sia anche dei nazisti, perché gli eccidi degli ebrei sono stati particolarmente tragici e dolorosi in Bielorussia. In epoca sovietica, dunque, la Bielorussia, appunto, dicevo, non è quasi mai stata indipendente nella sua secolare storia, è sempre stata o della Polonia o della Russia. Dal 1800 in poi è stata della Russia e poi, dopo un brevissimo periodo di libertà di pochi anni, di 2 o 3 anni, è stata inglobata nell'Unione Sovietica. E nell'Unione Sovietica, proprio per la sua identità contadina, per questa forte presenza anche cattolica, è stata oggetto di un particolare esperimento di ateizzazione. È stata un po', se volete, potremmo dire l'Albania all'interno dell'Unione Sovietica, cioè una terra dove la persecuzione atea si è accanita in maniera particolare, con varie iniziative sia di carattere violento sia di propaganda martellante nelle scuole, nelle fabbriche, insomma molto capillare. E però la cosa veramente straordinaria è che questa gente la fede non l'ha mai persa. E quando sono stati dopo la caduta dell'Unione Sovietica, hanno potuto essere ripristinate anche le strutture della Chiesa Cattolica e della Chiesa Ortodossa, si è visto effettivamente una grossa rinascita di fede. Io presente una delle prime assemblee che sono state fatte di cattolici
subito dopo, diciamo, le cadute dei muri, era stata fatta a Kiev, e ad un certo punto si era presentato sul palco a parlare il metropolita della Bielorussia, che era il cardinal Świątek, un uomo, pensate, che aveva passato qualcosa come quasi 20 anni nei lager sovietici. E mi ricordo ancora la commozione, perché a un certo punto esce fuori un uomo e gli dice, e dice all'assemblea: io ero un soldato, ero stato mandato a far chiudere una chiesa. Mi sono trovato davanti un parroco, un sacerdote, che mi ha detto: va bene, prima ammazzami e poi chiudi pure la chiesa. E quell'uomo era così sicuro, così certo, che io non ho potuto fare niente, me ne sono tornato all'ufficio di polizia, insomma, e ho detto, insomma, non sono riuscito. Ma la certezza di quell'uomo, che non avevo assolutamente capito, che anzi mi faceva rabbia, mi ha lasciato dentro un tarlo, e negli anni io sono diventato credente. Adesso io sono qui a questa assemblea dei laici cattolici dopo il 90 e la vedo, Monsignor Świątek, e riconosco che lei è quel prete che mi ha praticamente donato la fede anni fa. Questo per quanto riguarda i cattolici, quindi una chiesa martire, una chiesa che ha confessato, di confessori della fede. E poi anche in campo ortodosso, agli inizi degli anni 90 e poi fino a metà del 2000, il metropolita ortodosso della Bielorussia, il metropolita Filaret, è stato veramente per tutta l'ortodossia russa, è stata una specie di faro, una personalità di estrema apertura, di estrema capacità di dialogo. Vi basti pensare che aveva conosciuto noi, il centro della Biblioteca dello Spirito a Mosca, aveva talmente simpatizzato con questa idea del dialogo tra cattolici e ortodossi, della cultura così ecumenica, chiamiamola, cioè di un'unità tra i cristiani, che aveva chiamato sia Jean-François che me a insegnare alla facoltà teologica che aveva appena fondato. Io mi ricordo che insegnavo arte sacra e Jean-François insegnava qualcosa, teologia francese, gli scrittori cattolici francesi, non so. E non solo, aveva voluto diventare uno dei membri fondatori del nostro centro culturale della Biblioteca dello Spirito, in un momento ancora in cui tra ortodossi e cattolici c'erano grossi problemi. Quindi immaginatevi che questa terra ha fatto veramente un'esperienza di persecuzione, di dolore, di fatica, ma anche sempre un'esperienza di poter avere delle persone a cui guardare come dei fari, a cui poter rivolgere lo sguardo anche nei momenti più bui. I momenti più bui non sono mancati anche dopo la perestroica, perché nel 1994 prende il potere Alexander Lukashenko, che con una serie di referendum, di atti costituzionali e non costituzionali, è riuscito a rimanere in sella, a rimanere al potere praticamente fino ad oggi. Prima facendo allungare i mandati presidenziali, poi togliendo il limite al numero dei mandati e così via. E per tanti anni è chiaro che la gente non era d'accordo, non era consenziente. A volte, non so se voi avete occasione di vederlo in televisione, ma tante volte sembrava semplicemente così un tirannello un po' paternalista. In realtà si è trattato e si tratta di veramente un tiranno sanguinario. Esiste per esempio in Bielorussia il problema dei desaparecidos, cioè di personaggi che hanno ricoperto anche dei ruoli importanti nella politica, nell'economia, e che a un certo punto si sono resi conto di alcune cose, hanno levato la voce per criticare, sono scomparsi e nessuno mai li ha potuti ritrovare. Nel 2017 si è registrato in Bielorussia il primo momento di protesta, di resistenza, per due cose. Un motivo è stato che era stata fatta la legge contro i parassiti, ovvero chi non lavorava nello Stato doveva essere multato come parassita della società. Cioè, questo voleva dire che chi tentava di mettere in piedi una impresa privata, per esempio, chi tentava una libera professione, un artista,
tutte queste persone erano passibili di sanzioni e di multe. E questo ha, la gente si è rifiutata di pagare queste tasse e hanno fatto delle azioni pubbliche in cui bruciavano e buttavano via i bollettini, il cedolino della tassa da pagare, insomma. E l'altra cosa è stato quando lo Stato voleva far passare una strada da uno dei luoghi sacri della memoria bielorussa, Kuropaty. È una, praticamente sono dei boschi a 15 km circa da Minsk, dove ci sono delle fosse comuni gigantesche, di circa 100.000, sono stati stimati 100.000 resti di persone fucilate in epoca staliniana. Pensate, tanto per darvi un'idea, che le fosse, più fosse comuni più grosse trovate a Mosca sono circa di 26-27 mila corpi, quelle che sono state scoperte. Quindi immaginatevi un paese che ha 10 milioni di abitanti, evidentemente moltissime erano le persone che avevano, che pensavano che lì fossero sepolti parenti, amici, che erano scomparsi in epoca sovietica, si sapeva che erano stati fucilati, ma di cui non si sapeva il luogo della fucilazione, della sepoltura. E in questo momento, nel 2017, la gente ha preso il coraggio di fare dei picchetti, di fare delle dimostrazioni per cercare di tenere lontano le ruspe. La cosa poi non è riuscita, la strada è stata costruita, ma è stato anche quello un momento di presa di coscienza di essere un popolo, di avere una dignità, di avere comunque la libertà di poter dire no, non potete calpestare me, non la mia memoria, non potete calpestare la nostra unità, la nostra gente. Quest'anno, in agosto, erano state indette le elezioni presidenziali. E come spesso avviene non solo in Bielorussia, a volte avviene anche in Russia, alcuni candidati che potevano sembrare o sembravano pericolosi a Lukashenko sono stati eliminati. Sono stati eliminati in vari modi, dicendo che la candidatura che avevano presentato non era valida, alcuni sono stati messi in prigione e così si pensava che alle elezioni si sarebbe arrivati come sempre abbastanza tranquillamente. Non è stato così, non è stato così, è successo qualcosa di imprevisto e imprevedibile. Le mogli di tre di questi candidati arrestati, uno era scappato all'estero appunto per sfuggire all'arresto, altri due sono stati arrestati e sono tuttora in carcere, le mogli hanno preso il loro posto, in particolare Svetlana Tikhanovskaya, che voi avrete sicuramente visto e sentito a qualche telegiornale nei mesi scorsi, si sono presentate dicendo molto chiaramente: guardate, noi non ci presentiamo perché vogliamo essere Presidente della Repubblica, ci presentiamo perché se voi voterete per noi, noi indiremo finalmente elezioni libere e democratiche. E hanno avuto un seguito enorme. Gli exit poll davano sicuramente la vittoria della Tikhanovskaya con un 60%, 60-65%, però alla fine dello spoglio dei bollettini il vincitore era ufficiale, era Lukashenko con l'80-88%, non ricordo se no, comunque superava l'80%. E a questo punto la gente ha veramente avuto un sussulto direi proprio per la dignità. È stata veramente la rivoluzione, una parola che forse non si è data, ma comunque è stata la festa, se volete, della dignità, perché la gente ha detto io. E l'altra cosa, Dima penso che ne parlerà a lungo, ma vorrei proprio sottolinearla: fin dal primo momento, quando la gente si è riunita ed erano 200.000 persone che andavano verso la residenza di Lukashenko e 200.000 persone avrebbero potuto spazzare via tutto, la Tikhanovskaya e un'altra delle donne leader di questo movimento avevano detto: per carità, niente violenza, perché noi vogliamo una rivoluzione bella, che sia la rivoluzione della libertà e della dignità. Per cui guardate che è lungo tutti questi mesi, dai primi di agosto
adesso siamo, tra poco saranno 4 mesi da dicembre, no? Quindi e sono veramente mesi lunghissimi, ma mesi in cui non c'è mai stata una sbavatura di violenza. Le chiese come si sono, e io penso che poi a questo proposito Dima Dimitri Strozzi veramente potrà raccontare e testimoniare, lui che ha fatto anche recentemente 15 giorni di prigione perché era in strada e ha fatto il segno di vittoria davanti a una manifestazione che passava. Dico soltanto brevemente due cose sulla situazione delle chiese. Anche qui non è che la Chiesa ha cominciato da subito ad avere coraggio. Certo, il metropolita Kondrusievich, il metropolita cattolico, che è subentrato appunto a Świątek, ha subito invitato al dialogo e guarda caso, poco tempo dopo, il 31 di agosto, lui era uscito dal paese, si era recato alcuni giorni in Polonia, al suo rientro in Bielorussia gli è stato negato l'accesso, sebbene lui sia cittadino bielorusso. Interessantissimo vedere cosa è successo con gli ortodossi. La Chiesa ortodossa è sempre stata, il metropolita Filaret che aveva conosciuto noi, che era stato veramente questa figura di padre per la nazione, da alcuni anni purtroppo è gravemente malato, quindi aveva dovuto lasciare il suo incarico. Il metropolita Pavile era una persona abbastanza timorosa, pavida, prudente, diciamo filo sicuramente governativa, aveva fatto subito gli auguri, le congratulazioni a Lukashenko il giorno dopo. Molti parroci anche avevano paura, stavano zitti, eccetera. Ma cosa è successo? Che anche qui dal basso la gente ha cominciato a premere, andare in chiesa al prete e dire ma guarda, ma ci stanno picchiando i nostri giovani, hanno picchiato anche dei vecchi che erano lì seduti sulle panchine che non c'entravano niente. Ma aiutateci, ma come la Chiesa può non prendere posizione? Come la Chiesa non può parlare non di misericordia? Come può chiudere gli occhi di fronte a queste violenze? E così anche il metropolita Pavel ha cominciato a dire beh sì, effettivamente forse ho troppo prematuramente fatto le congratulazioni a Lukashenko, e poi addirittura è andato a trovare le vittime dei pestaggi della polizia all'ospedale. E per questo motivo qualche giorno dopo è stato sostituito, diciamo, è stato destituito e hanno mandato al suo posto un'altra persona. Però anche qui è veramente impressionante come da tante parti, sacerdoti, vescovi, laici, continuamente come se ritornasse fuori questo tema della Chiesa, della misericordia, della verità che rimando a Dio, come se veramente il cristianesimo non che non debba entrare in politica, ma che anzi può rendere la politica a misura d'uomo, perché può dare alla politica come il valore ultimo, che è proprio la dignità della persona umana, per cui che si basa sul suo essere immagine, creato all'immagine di Dio, per cui la politica può valere. Non solo, ma abbiamo anche assistito e assistiamo a dei gesti pazzeschi di unità, perché per esempio si è creata questa consuetudine della processione dell'una del mezzogiorno, cioè ora di pausa pranzo. Allora la gente, gli ortodossi si radunano con delle iconette in mano vicino alla cattedrale ortodossa, poi cammin facendo tirano su i cattolici che sono nella cattedrale cattolica di vicino, che hanno in mano corone del rosario, immaginette, santini cattolici. Ci sono anche i protestanti con in mano la Bibbia e tutti insieme, tutti i giorni, vanno fin sotto il palazzo di Lukashenko. Intanto pregano perché appunto le cose possano cambiare. E quindi è chiaro che oggi esiste una coscienza di che cosa sia la fede, come può lavorare la fede nel mondo, nella società, e di che cosa sia l'unità tra i cattolici, gli ortodossi, i protestanti, cioè tra i cristiani e anche con non cristiani, ma che sono comunque persone di fede, che 4 mesi fa non esisteva. E vorrei dire un'ultimissima cosa, sembra che non stia succedendo niente, perché tutte le domeniche ci sono manifestazioni, tutte le domeniche la gente in massa preme, tutti i giorni ci sono dei nuovi episodi, e al tempo stesso il regime non molla. E però noi vediamo che tutti i giorni c'è anche qualcosa di nuovo.
Ieri, per esempio, è uscito un appello di cattolici, ortodossi e protestanti in Russia che hanno scritto ai loro fratelli in Bielorussia. Hanno scritto una lunga lettera in cui li ringraziano della loro testimonianza, in cui riaffermano ancora una volta proprio la dignità che i cristiani hanno nella società, in cui ricordano da un lato un re Erode che ha ammazzato così tanti bambini innocenti perché va pure il bene del potere, e dall'altra parte il canto di gloria degli angeli che noi ascolteremo tra qualche settimana nel giorno di Natale. E pensate che sono già state raccolte nell'ambito di una giornata praticamente più di 1200 firme, almeno questo è quello che avevo visto oggi, quindi può essere che adesso siano ancora aumentate. È una petizione questa, si può firmare questa lettera aperta, noi la pubblicheremo credo domani sul sito in italiano, sul sito anche della Nuova Europa, dove tutti potete, proprio in quanto cristiani, in quanto cattolici, firmare questa lettera, questo appello. Mi fermo e, per non togliere tempo prezioso, a Dmitry Strozev. No, grazie Giovanna, io starei qua delle ore a sentirti parlare di quello che sta avvenendo lì. Mi spiace appunto dover stare nei tempi e comunque ci ha aiutato nei tuoi 20 minuti veramente ad immedesimarci in maniera concreta ed efficace con la storia di questo popolo e con quello che questo popolo sta vivendo. Ora la parola a Dmitry. Per facilitare il dialogo con Dmitry, noi abbiamo anticipato delle domande a lui, prima delle domande che comunque si potranno fare alla fine, proprio perché poi Dmitry porterà la sua testimonianza tradotto da Giovanna. E le domande sono queste. Che cos'è per te la libertà e che esperienza ne fai? La seconda, com'è nato questo movimento pacifico di popolo che abbiamo visto nel video all'inizio, di cui abbiamo intuito qualcosa nei mass media, ma di cui ben Giovanna ci ha descritto, e da dove ha trovato origine? Quali sono i desideri di chi vi partecipa? La terza domanda è che affinità ci sono tra questa bella rivoluzione, soprattutto pacifica, e altri movimenti simili che sono nati, per esempio, che abbiamo visto nascere, la mia generazione ha visto nascere Solidarność in Polonia, recentemente abbiamo vissuto il Maidan come movimento in Ucraina. Ecco, che affinità o che originalità ci sono rispetto a quello che la storia ci ha proposto? A te la parola, Dmitry, grazie. Dmitry, пожалуйста, можешь начинать ответить. Добрый вечер. Buonasera. Я очень рад, что есть такая возможность рассказать итальянцам о том, что происходит в Беларуси. Sono felice che esista questa possibilità di raccontare agli italiani quello che sta succedendo in Bielorussia. Что есть желание понять, что происходит у нас, и предложить помощь. E che voi abbiate il desiderio di sentirlo e anche di offrirci un aiuto. Вот, и есть моя личная благодарность моим друзьям из общества «Христианская Россия», из Миланской общины, которая в то время, когда я был в заключении, поддержали меня, провели вечер в мою поддержку. Благодарен итальянским филологам, которые составили петицию в мою поддержку. Это все, безусловно, мне очень помогло выйти на свободу и иметь возможность свидетельствовать вам о том, что происходит в моей стране. E poi c'è anche la mia gratitudine personale agli amici di Russia Cristiana, alla comunità dell'Università Cattolica, che quando ero in reclusione hanno organizzato una serata su di me, e sicuramente anche tutto questo ha contribuito a far sì che io potessi uscire più in fretta dalla prigione e venire a poter fare questa testimonianza. У меня есть стихотворение.
которая называется «Свобода». Io ho scritto una poesia che si intitola Libertà. Если бы Бог хотел чего-либо потребовать от нас, se Dio avesse voluto chiederci di fare qualcosa, он бы прежде всего предоставил убедительное доказательство своего существования. Avrebbe innanzitutto ci avrebbe innanzitutto offerto una prova convincente della sua esistenza. А если я пуст и свободен, свободой полон, полон тобой. E invece ha voluto che tutto il mondo fosse vuoto di questa dimostrazione, vuoto perché pieno della libertà. Я поэт и православный христианин, и понимаю свободу как одно из имен Бога. Io sono un poeta e sono anche un ortodosso, e per me la libertà è uno dei nomi di Dio. Бог очень доверяет человеку, людям, и как младенец Христос готов всего себя передать человеку. Dio ha molta fiducia negli uomini, si fida degli uomini e come il bambino Gesù si affida appunto alle loro mani. Но чтобы нам принять вот этого свободного Бога во всей его свободной полноте, мы должны быть сами свободны от предрассудков, которые сообщает нам мир, которые мы сообщаем друг другу. Ma per poter noi stessi accogliere la libertà che Dio ci dona, dobbiamo essere noi stessi liberi, liberi dai pregiudizi che ci infonde, che ci insinua l'ambiente circostante o che ci insinuiamo tra di noi a vicenda. У человека есть в этой жизни добрые помощники. Это церковь. И это гражданское демократическое общество, которое своими свободными институциями, опять-таки, во многом обязано христианству, даже если оно от этого отказывается. In questo senso l'uomo ha due buoni aiutanti. Uno è la Chiesa e l'altro è la società democratica circostante, che si fonda sui valori cristiani, anche se magari questi valori cristiani ormai a volte li rifiuta. В начале 1980-х годов я был молодым студентом, выросшим в совершенно советской семье, и почти случайно попал в компанию минского диссидента Кима Хадеева. Io all'inizio degli anni Ottanta ero un giovane, uno studente, ero venuto su una famiglia completamente atea, agnostica, e ad un certo punto ho per caso incontrato un dissidente. Это один из людей, из такого как бы типа людей, которыми на протяжении многих лет занимается и занималось общество Русия Христиана. Era uno dei tanti dissidenti di cui si occupava, ad esempio, Russia Cristiana. Там я впервые встретил людей, которые стараются мыслить в свободных категориях, стараются думать о свободах для людей в своей стране, и через встречу с политическими диссидентами я шаг за шагом пришел к мысли о свободном Боге и о том, что я могу такого Бога встретить и доверить себя Ему. E proprio attraverso l'incontro con queste persone, io dopo tanti anni sono riuscito a comprendere cosa fosse la libertà, che cosa fosse la libertà, che cosa fosse questo Dio che mi proponeva questa libertà, e quindi a incontrare Dio, la fede.
таким образом для меня вот эта вот жажда гражданской свободы генетически была связана с жаждой богообщения и свободы во Христе. Quindi posso dire che per me la, questa sete di libertà civile è sempre, si è sempre collegata, è sempre stata tutt'uno con questa sete anche di libertà, di fede, di libertà dello spirito, di libertà cristiana. Я крестился в 88 году, а в 91 году распался Советский Союз и появилась новая страна Беларусь. Nel 1988 mi sono battezzato, nel 91 è crollata l'Unione Sovietica ed è apparso questo paese nuovo che è la Bielorussia. И для меня вот это вот открытие Христа, открытие христианства было связано вот с вот этой вот новой возможностью для моей страны. E per me la scoperta del cristianesimo è stata sempre, anche se legata in quel momento, alla scoperta di una nuova possibilità per il mio paese. Giovanna уже рассказала о том, как появился первый президент Беларуси Лукашенко. Я не буду пересказывать все, что говорила Джованна, но я скажу, обозначу некоторые вехи, которые важны для моего рассказа. Джованна ha già detto di come è venuto al potere Лукашенко, io non voglio ripetermi, ma dirò semplicemente delle pietre miliari, dei punti fondamentali che sono stati importanti per la mia storia, per la mia vita. Белорусы очень хотели, чтобы в стране появился институт президентства, и в 94 году были первые президентские выборы, и в честной борьбе Александр Лукашенко победил и стал первым президентом Беларуси. In Russia ci tenevamo molto che ci fossero un presidente, e quindi nel 94 sono state fatte le prime elezioni, e in quelle elezioni libere, onestamente, ha vinto Александр Лукашенко. Он позиционировал себя как борец с коррупцией, как большой защитник белорусского народа, простых людей. Lui si è posto come uno che lottava contro la corruzione e come un difensore della gente comune, delle persone semplici. Но почти сразу он начал антиконституционную деятельность. Ma quasi subito ha cominciato a fare un'attività anticostituzionale. Уже в 96 году была восстановлена смертная казнь в Беларуси. Затем, да-да. Nel 96 è stata istituita la pena di morte in Bielorussia. Затем был совершен конституционный переворот, в результате которого президент получил неограниченную власть, получили очень большие полномочия силовые структуры, и закрепленная в Конституции возможность переизбираться на президентский как бы пост дважды было как бы отменено в пользу того, чтобы Лукашенко мог бессрочно переизбираться и оставаться у власти хоть до конца своих дней. E ben presto sono state introdotte misure che gli davano praticamente poteri illimitati, gli organi di sicurezza hanno preso molto più potere, sono passati dai due mandati che un presidente poteva fare, si è passati a un numero illimitato di mandati per cui Лукашенко poteva continuamente essere rieletto. Конечно, это встречало сопротивление общества, оппозиционных сил и всех своих сильных противников. Лукашенко или же изгонял из страны, или же садил в тюрьму, или же даже физически уничтожал. Tutti i suoi oppositori, Лукашенко, o li ha esiliati dal paese
o li ha messi in prigione o molti addirittura sono appunto scomparsi, li ha eliminati. Ну вот каждые 4-5 лет, в зависимости от того, как менялись эти сроки президентства, Лукашенко устраивал демонстративные выборы, которые, конечно же, всегда были сфальсифицированы, и общество уже к последнему времени разочаровалось, и многие люди просто не участвовали в этих выборах, в том числе я и моя семья. Мы просто не ходили на выборы, потому что понимали, что это абсолютно формально и ничего невозможно изменить. E si è creata una situazione tale per cui ogni 4-5 anni Lukashenko indiceva nuove elezioni, comunque venivano falsificate, per cui il risultato era già previsto, scontato. La gente cosa poteva fare per protesta? L'unica cosa era quella di non andare a votare, come io e mia moglie, per esempio, che non andavamo mai a votare, ben consapevoli che tanto noi non avremmo potuto assolutamente decidere niente con il nostro voto. Но в этом году случилось, в этом году должны были пройти новые выборы, и случилось что-то неожиданное, что-то новое. Несколько претендентов на президентское кресло, такие как Виктор Бабарыко, Сергей Тихановский, все-таки призвали людей участвовать в выборах и на удивление общество откликнулось. Quest'anno però è successa una cosa particolare, perché alcuni candidati, come appunto la Tikhanovskaya, hanno invece invitato le persone a votare, a prendere una posizione, e la gente ha risposto. Вот. И уже в начале лета начали происходить чудеса. По всей стране устраивались такие пикеты, где люди могли поставить подпись за претендента на президентский пост. И оказалось, что выстраиваются километровые очереди, многочасовые, где люди стоят с тем, чтобы оставить подпись за своего претендента на президентский пост. Это было шоком для властей. Sono cominciati a succedere dei miracoli, no? Per esempio all'inizio dell'estate hanno cominciato a creare dei banchetti dove la gente poteva andare a firmare per il candidato che voleva presentare alle elezioni, e si sono create delle file pazzesche di persone che per ore stavano lì in fila pazientemente per poter arrivare a firmare per appunto presentare il candidato. Вот. И, конечно, надо сказать, что в основном это была молодежь. Questo ha scioccato le autorità e bisogna dire che comunque i protagonisti principali di queste azioni erano i giovani. Патриция рассказывала об итальянцах, которые принимали чернобыльских детей в 90-х. Надо сказать, что вот те люди, молодые люди, которые стали в эти очереди и с надеждой на перемены откликнулись на призыв кандидатов, это были во многом те молодые люди, которые успели получить опыт общения с европейцами, которые выезжали, а это были тысячи, тысячи детей, которые выезжали в Италию, в Германию, в Голландию, в Бельгию для реабилитации, которые потом учились или же работали в Европе, и они уже знали, чего они хотят, они знали, каких перемен они хотят, и они были готовы были за это стоять, по крайней мере, уже вот в этих бесконечных очередях. Sintetizzo. Allora, Patrizia prima parlava dei bambini che sono stati all'inizio degli anni, dagli anni 90, sono stati invitati in Italia, no? Ebbene, possiamo dire che questo è stato importantissimo perché gran parte di questi giovani, di questi ragazzi che adesso si battono per elezioni, che adesso
si battono per una partecipazione alla vita sociale sono proprio quei ragazzini, e sono state migliaia i ragazzini che hanno potuto andare in Occidente, in Italia, ma anche in tanti altri paesi dell'Europa, che hanno potuto fare un'esperienza di una vita diversa, di condizioni diverse, di una libertà diversa, e che oggi premono, lottano, perché le cose possono cambiare anche in Bielorussia. Вот. И случилось вот это великое чудо. Вот эти люди, которые жили очень разрозненно и не знали друг о друге, и очень одиноко мечтали о переменах, вот в этих очередях вдруг увидели друг друга и начали общаться. Ed è la cosa straordinaria, il miracolo che è successo è stato questo, che delle persone che erano abituate a vivere in modo molto individualistico, ciascuno per sé, in queste file, in queste code, hanno cominciato a guardarsi in faccia, a vedersi, e quindi una coscienza che da coscienza individualistica che era, atomizzata, no? frammentaria, ha cominciato a diventare una coscienza unitaria, una coscienza di popolo. Потом последовали обычные, очень жесткие и нечестные действия со стороны властей, когда Виктор Бабарико и Сергей Тихановский, претенденты на президентское кресло, стали набирать значительно больше голосов, чем Лукашенко, он не нашел ничего проще, чем арестовать их, выдвинув им какие-то бессмысленное обвинение. E poi sono successe delle azioni pazzesche da parte dell'autorità, perché quando hanno visto che questi due, Babarica e Tikhanovsky, che erano appunto i candidati appoggiati, stavano raccogliendo un sacco di voti, li ha arrestati entrambi, muovendo loro delle accuse assurde, folli, ma comunque mettendoli in prigione. Как бы логика диктатора была проста – устранить конкурентов и таким образом снять напряжение, вот это общественное напряжение. Но он не добился своего результата. L'idea del dittatore era molto semplice – togliere di mezzo questi due candidati e in questo modo avrebbe tolto di mezzo anche le tensioni esistenti nella società. Ma in realtà ha raggiunto un risultato completamente opposto. Те люди, которые встретились в этих очередях, уже не могли расстаться, и они стали образовывать по всей Беларуси вдоль дорог цепи солидарности. Люди просто стояли вдоль дорог с книгами, со смартфонами, с велосипедами, но они стояли вот в этих линиях и понимали, сколько их в этой стране хочет перемен, сколько людей не согласны с этими жесткими, дикими действиями диктатора. La gente, infatti, queste persone, infatti, che si erano prese questa nuova coscienza nelle code, di fronte a queste ingiustizie, hanno cominciato a fare le cosiddette catene di solidarietà, cioè a mettersi l'uno accanto all'altro in fila lungo le strade, chi con in mano un libro, chi con la bicicletta, chi con qualche altra cosa, ma comunque proprio facendo delle catene umane lunghissime e facendo in questo modo percepire quanti erano il numero di queste persone. Лукашенко думал, что устранил всех конкурентов и как бы в издевку допустил к президентскую гонку жену арестованного Сергея Тихановского, Светлану Тихановскую. Думая, что за эту женщину, домохозяйку, никто не станет голосовать, никто не станет за нее бороться. Allora, abbiamo detto che Lukashenko aveva fatto fuori tutti i vari candidati, tutti gli oppositori, diciamo, però siccome appunto nelle elezioni ci deve essere qualcun altro oltre a lui, no? Ha preso questa svista, ha accettato la candidatura di Svetlana Tikhanovskaya, la moglie di Sergei Tikhanovsky, che era stato appunto arrestato. Pensando che comunque, ma sì, questa donna, questa casalinga, chi mai la potrà votare? E che quindi non gli avrebbe dato nessuna ombra. Но Тихановская тут же стала символом общественной консолидации и на пикетах стала собирать огромные, невиданные
собрание людей, тысячи людей по всей стране. И в конце концов, когда в день выборов люди пришли голосовать на участки, была договоренность, что те, кто приходит голосовать за Тихановскую определенным образом в участке, видел, что все бюллетени, 90 там с большим процентов в прозрачной урне были сложены гармошкой. И это видели все. Soltanto che appunto Tikhanovskaya è diventata veramente una specie di simbolo di questa nuova solidarietà civile, per cui ha cominciato a raccogliere un numero impressionante di sostenitori e si sono messi addirittura d'accordo di fare così, per fare in modo tale, per capire chi erano quelli che votavano Tikhanovskaya, piegavano in un modo particolare, si vede che li possono, le schede, un po' fisarmonica, e tutti hanno potuto vedere, perché le urne delle schede erano urne trasparenti, che il 90% delle schede era piegato in questo modo a fisarmonica, cioè segno che voto per Tikhanovskaya. Власти готовились к такому варианту, что они объявят сфальсифицированные результаты, и общество возмущенно выйдет с протестами на улицы. Для этого огромная полицейская армия Беларуси, одна из самых крупных армий в Европе, полицейская именно армия, находилась несколько недель на казарменном положении, где они получали идеологическую, психологическую и военную подготовку, были освобождены целые корпуса в тюрьмах Беларуси для того, чтобы принять тысячи людей. То есть власть была готова встретить вот эту вот протестную общность и применить к ней очень жестокие силовые воздействия. Evidentemente il potere si aspettava che ci sarebbe stata una protesta, perché erano state prese già molto prima delle elezioni alcune misure. Per esempio erano stati liberati completamente alcuni edifici di carceri, quindi pensando probabilmente ad arresti o fermi di massa, oppure il corpo di polizia della Bielorussia è uno dei più proporzionalmente più numerosi, agguerriti, più nutriti, diciamo, di tutta Europa, erano stati già da tempo mobilitati in stato d'allarme, con istruzioni speciali, evidentemente pensando che avrebbe dovuto contrastare delle proteste massicce. Диктатор был уверен, что белорусы будут протестовать, скажем так, по украинскому сценарию, что люди выйдут на протесты вооруженные каким-то самодельным оружием, коктейлями Молотова, и власти смогут показать миру, международной общественности, картинку, как дисциплинированные, красивые ланскнехты, полицейские, подавляют взбунтовавшуюся, разнузданную толпу. Lukashenko era anche convinto che ci sarebbero state le proteste, ma che le proteste avrebbero avuto un andamento, uno scenario un po' all'Ucraina, cioè che la gente esasperata sarebbe uscita fuori armata come capitava, con delle bombe a Molotov fatte così in modo artigianale, con armi che aveva sotto mano e così via, e in questo modo avrebbe potuto reprimere questo movimento di protesta, facendo vedere come le forze ben organizzate, efficienti della polizia riuscivano a domare questo movimento di protesta violento, incolto, incontrollabile. В течение трех суток в людей безоружных стреляли резиновыми пулями, бросали гранаты светошумовые, избивали дубинами, было арестовано 7 тысяч человек, 80 человек пропало без вести и несколько человек было убито. I primi tre giorni sono stati durissimi perché sono state la folla è stata dispersa con pallottole di gomma, con varie insomma
in vari modi violenti, e alcune persone sono morte e molte persone sono sparite dalla circolazione per vari giorni. È stato veramente un momento di grandissima violenza da parte della polizia. А 12 августа случилась совершенно неожиданная вещь днем, когда уже в городе стояло совершенно ужас. Люди просто задыхались от страдания. На улицу города вышли прекрасные женщины в белой одежде с цветами и выстроились в линию. И с этого момента начался психологический перелом вот в этом противостоянии народа и власти. Ma è successa una cosa particolare il 12 di agosto, quando la gente ormai era fuori di sé da queste violenze, da queste violenze che continuavano. Sono uscite fuori in manifestazione, hanno creato una catena ancora una volta, soltanto le donne, tutte vestite di bianco, tutte vestite a festa, come per dare una nuova svolta, un nuovo volto, imprimere un nuovo movimento a questo movimento di protesta. Вот эта вот цепь женщин в белом, как их назвали, да, уже буквально на следующий день превратилась в женские марши по всей стране. А и в воскресенье 16 августа... Да-да. Да-да. Allora, 16 августа... А 16 августа в центр Минска пришла огромная общность людей, примерно 300 тысяч человек, нарядно одетых, с цветами, с флагами и безо всякого оружия. Il 12-15 c'è stata questa catena di donne in bianco a Minsk. Il giorno dopo ci sono state catene analoghe in tutto il paese. E il 16 di agosto c'è stata una manifestazione di 300.000 persone a Minsk, anche loro, diciamo, sulla falsa riga di questa marcia. La gente usciva fuori con dei fiori, proprio come per celebrare una festa. Власти настолько не были готовы к такому повороту ситуации, что они вообще, то есть силовики с улиц исчезли. То есть город как бы был полностью во власти вот таких вот людей, которые ходили огромными, многотысячными колоннами, праздничными, очень креативными, с удивительными плакатами. Люди были в костюмах, пели, играли на инструментах. То есть произошел совершенно неожиданный поворот, к которому власти были не готовы. А люди увидели, что их большинство, и это было большим открытием и для самого общества. Ed è stata veramente una scoperta anche per la stessa società, perché appunto di fronte a questo popolo in festa, queste 300.000 persone tutte vestite bene, con dei cartelli, con delle scritte, con degli strumenti musicali, con dei canti, le forze di polizia sono scomparse, la gente si è ritrovata padrona della città e soprattutto le autorità non hanno più saputo come fare, perché si stava dispiegando uno scenario che loro non avevano in nessun modo potuto prevedere. Через какое-то время власти опомнились и начали нападать на эти марши, начали обливать людей из водометов, опять бросать светошумовые гранаты, рассекать колонны, избивать, арестовывать. Но люди уже нашли какие-то формы взаимодействия для этого без лидерного протеста. Важно сказать, что этот протест, он еще и безлидерный. То есть есть авторитетные оппозиционные деятели, есть координационный совет, который
что-то рекомендует обществу, но в целом это самоорганизованный протест. Naturalmente ci sono stati altri momenti di violenza, di repressioni, questo è continuato episodicamente, ma vorrei anche sottolineare un'altra cosa molto importante, e che cioè che si tratta di un movimento che non ha dei leader innanzitutto. Certo, c'è un comitato di coordinamento, ci sono delle persone di riferimento, ma è veramente un movimento che sorge dalla corresponsabilità, dalla presenza veramente di ciascuno delle persone che vi partecipano. И кроме маршей, которые увидел весь мир, это общие марши, это женские марши, это марши пенсионеров, которые также называются марши мудрости, это марши инвалидов. Да, это то, что очень как бы зримо, да, стали формироваться дворовые сообщества. E ci sono, ed è interessante vedere come la gente poi si è organizzata, nel senso che oltre a questa marcia globale, anche durante la settimana, ci sono varie marce, a seconda anche delle ore del giorno, ci sono le marce dei pensionati, le chiamano le marce della saggezza, le marce delle donne, ci sono gli invalidi che scendono, quando gli uomini sono per esempio al lavoro, per continuare appunto questo movimento, per sostenere questo movimento, sono tutte queste varie categorie di persone della società che vi prendono parte. Ну, насколько я понимаю, в Италии людям свойственно общаться во дворах, то есть соседи очень дружат. В постсоветской Беларуси, особенно в новых микрорайонах, люди, которые жили вместе в огромных многоэтажных домах, практически не знали друг друга. In Italia, da quel che ho potuto capire, c'è questa cultura del vicinato, la gente che abita non so, nei cortili, così si conosce. In Bielorussia, nel mondo post-sovietico, ci sono questi enormi alveari, queste caseggiate immensi, dove abitano tantissime persone, ma che praticamente si ignorano completamente. E вдруг вот эти люди, которые с недоверием относились друг к другу, встретили друг друга на выборочных участках, голосующими за Тихановскую, то есть узнали друг друга единомышленников. А после вот этого избиения в первые дни, когда люди поодиночке вывесили у себя на балконах, на окнах бело-красно-белые флаги протестные, оказалось, что весь город завешен этими флагами, и что все люди, которые не знают друг друга, солидарны. И поэтому они вышли во дворы и стали знакомиться и думать, как бы, что им делать вместе дальше. È stato veramente impressionante perché queste persone che si erano incontrate appunto ai famosi banchetti dei candidati, pian piano hanno cominciato anche nei giorni poi dopo elezioni a preoccuparsi delle sorti magari di quelli dei parenti del vicino che erano scomparsi, hanno cominciato l'uno dopo l'altro a legare i balconi delle bandiere bianche e rosse della Bielorussia, a informarsi della salute di uno degli altri, a organizzare delle cose insieme, quindi è cambiata proprio anche la cultura del vicinato, della gente, della coabitazione. Это вот итальянцы могут понять в Сиене есть контрады. Вот эти вот средневековые уличные сообщества, да, это то, что вот сейчас возникло в Беларуси в результате вот этих протестных действий. То есть люди настолько сблизились, что, не зная ничего об итальянском опыте, об итальянской истории, люди создают для своих дворов флаги, эмблемы. То есть и в каждом вот этом сообществе, республике, происходят какие-то свои уникальные события. И это уже изменение общества на молекулярном уровне. Stanno nascendo delle contrade, un po' come quelle del Palio di Siena, no? In cui la gente, senza saperlo, però si sta inventando dei nomi, dei titoli, degli emblemi. Insomma, la gente sta cominciando a riscoprire una nuova socialità.
власти были вынуждены признать появление вот этих вот дворовых республик. Была выпущена специальная карта, где на территории Минска были обозначены сегменты наиболее активных и подверженных дворовой активности районов. Угу. И я те думаю, районы, что... которые не попали... Я думаю, что надо немножко как-то сократить, потому что не будет времени для вопросов. Да-да, собственно, я уже заканчиваю. Я заканчиваю. Угу. Ecco, appunto, ci sono state tutte queste... La cultura dei cortili, la cultura dei caseggiati ha preso il posto della cultura dell'anonimato di prima. E anche lo Stato ha dovuto in qualche modo riconoscere queste nuove identità. Вот, и сейчас как бы вот эта протестная деятельность или протестное как бы действие, оно выражается в двух таких вот сильных формах. Это марши, которые могут быть очень большие, они могут быть небольшие по районам, и это активность во дворах. Ecco, allora le forme principali di protesta oggi sono queste due, le marce, oppure queste assemblee, queste adunate, diciamo, di cortile. Вот. И поскольку это активность и деятельность большинства народа, это, по моему убеждению, непобедимо. E io credo che questo, siccome è veramente un'espressione di popolo, credo che questo sia comunque un'espressione invincibile. Вот. Если говорить какие есть похожие опыты, то, конечно, во многом белорусский протест наследует украинскому Майдану. Но... Se dobbiamo dire quali sono le esperienze analoghe, per molti aspetti, certamente le proteste bielorusse ereditano il Майдан. Но в отличие от Украины, здесь не получилось раскол общества, условно говоря, на Майдан и Айтимайдан. Общество едино в своем протесте. Ma possiamo dire che in Bielorussia non c'è stata la divisione che in Ucraina c'è stato tra quelli che sostenevano oppure che erano contrari al Майдан. Qui in Bielorussia possiamo dire che la società è unita e compatta. Поліцейська армія Білорусі значительно мощнее, чем была поліцейська армія в Україні в 2014 году. І силовий протест для Білорусі невозможен, тому що завжди може прийти на допомогу огромна поліцейська армія Росії. Возможен тільки мирний протест. E la polizia della Bielorussia è molto più forte, più agguerrita della polizia dell'Ucraina. Teniamo anche presente che se ci fosse qualche movimento di protesta armato o violento, eccetera, eccetera, c'è l'esercito non piccolo della Russia che è pronto ad intervenire. Quindi la nostra protesta può essere soltanto una protesta pacifica. E, конечно, поэтому белорусский протест ближе к тому протесту, который был в Польше в конце 70-х, в начале 80-х, к опыту солидарности, когда силы протестующих и силы авторитарного режима были несравнимы, то есть это разные формы мирного протеста, и это очень большое как бы присутствие креатива, то есть каких-то артистических, буквально художественных форм протеста, для того, чтобы ответить на подавление асимметрично, для того, чтобы поддержать дух протестующих людей. Si può dire certamente che ci sono anche tanti elementi in comune con Solidarność, col movimento polacco appunto fine anni 70, primi anni 80. Quello che contraddistingue la Bielorussia, questa protesta, è anche questa artisticità, diciamo, questa creatività, tale per cui c'è sempre questa forte asimmetria tra le forze del potere e quello che si può aspettare, quello che lo Stato si può aspettare, e invece la creatività di questo movimento che inventa forme nuove e diverse più per affermare che non per criticare o protestare semplicemente.
Вот, это примерно то, что я хотел сказать. Не знаю, осталось ли время на вопросы, но... Volevo dire, non so se ho lasciato tempo per le domande. Guarda, siamo tutti talmente a bocca aperta e assetati di sentire quello che Dimitri sta dicendo, che in chat domande non ne vedo, per cui se vuoi andare avanti altri 5 minuti ci sono sicuramente per raccontarci di sé. Поскольку нету пока вопросов, ti posso presentare, no, io vedo però una domanda. Sì, una domanda è arrivata, hai ragione. Sì, Giovanna, ci chiedono, guarda, così magari ne mettiamo insieme. Sì, la leggo io. Okay. Piero, prima domanda, basteranno queste marce per far cadere il regime? Budo da stato ce ne ti marci, data vostro regime da sdarsia? На самом деле это вот это вот влияние или как бы действие вот этих маршей, да, оно велико. Вот этого протеста дворового, протест дворовой, это тоже имеет очень большое значение. Но, безусловно, нам, поскольку мы как бы решили противопоставить террору мирный протест, да, нам нужна большая помощь европейского сообщества. И то, что сейчас Евросоюз активизировал правозащитную поддержку, активизировал санкционную деятельность, да, мы это очень сильно чувствуем. И для нас, конечно, сейчас очень важен адекватный диалог с европейцами на самых разных уровнях. Queste marce sicuramente sono importanti e devono continuare, però proprio perché noi non abbiamo, non vogliamo e non abbiamo mezzi di violenza da usare, è molto importante che ci sia un appoggio da parte dell'Unione Europea. Il fatto che negli ultimi tempi l'Unione Europea abbia attivizzato la sua posizione nei confronti del parlando dei diritti umani oppure creando delle sanzioni, questo noi l'abbiamo avvertito. E bisogna che questo dialogo si faccia con l'Unione Europea, con l'Europa, diventi sempre più importante, consistente e si svolga a diversi livelli. Есть еще один, два еще два вопроса. Dunque, che rapporto sente che ci sia in questo momento, in futuro, tra la maggioranza del popolo bielorusso che oggi protesta e quella piccola parte che continua a supportare il regime con i gesti di tutti i giorni, giornalisti che trasmettono notizie false, poliziotti che arrestano persone per strada, eccetera, eccetera. Non c'è il rischio che la situazione si inasprisca e si divida realmente il popolo bielorusso? Нет такого риска, чтобы было все-таки разделение между большинством людей, которые поддерживают протест, и меньшинством, которые все-таки как-то за режимом? Конечно, даже те силовики, которые сейчас поддерживают Лукашенко и там, отстаивают его какие-то позиции, да, это тоже белорусы. И, безусловно, мы тоже боремся за то, чтобы они перешли на сторону народа. А поскольку с нашей стороны нету насилия, да, то... Как бы у нас есть предложение к диалогу. Сигурамента чек. И вот это вот как бы незначительная провластная часть, да, она подвержена разрушению. То есть от нее постоянно отваливаются какие-то большие куски, да. Вот другое дело, что это может занять очень много времени. И поэтому какая-то помощь, да, может катализировать, ускорить этот процесс. Sicuramente c'è questo rischio della divisione. Bisogna dire che la nostra arma è quella del dialogo. Cioè ci sono anche tra le stesse forze di polizia, ci sono delle persone che cominciano a
a chiedersi se veramente sono dalla parte giusta, cominciano a lavorare con sempre meno convinzione. Quindi noi ci rendiamo conto che, certo, abbiamo scelto una strada che è quella della non violenza, del dialogo. È una strada che chiede molto tempo, però noi vediamo che anche giorno dopo giorno ci sono come dei pezzi che si staccano da questa minoranza pro-regime e che passano dalla parte del popolo. E questo è quello che ci fa andare avanti. Yishoy Tritzibapros, vorrei chiedere a Dima di raccontare la sua esperienza in prigione. Nasha Padruga Giulia, Hatira Tibapresit, Kakoi Bult Voi Obit V Tjurmi. Ну, на этот вопрос можно очень долго отвечать, потому что это был мой первый опыт в тюрьме, и, конечно, это было очень сильное впечатление. Я должен сказать, что к тому времени, когда я был в тюрьме, там было уже несколько тысяч человек. И меня поразило, насколько воодушевлены эти люди, потому что вся эта тюрьма гудела, хохотала, люди стучали по трубам и батареям лозунги «Живе Беларусь! Живе Беларусь!» То есть переговаривались. То есть не было ощущения, что власть, арестовав этих людей, добилась какого-то результата, что эти люди подавлены и откажутся от протестной деятельности. Это была дополнительная возможность людям из разных каких-то областей Минска, страны встретиться и понять, что они еще и здесь солидарны тоже. Potrei parlare a lungo, ci sarebbe da parlare a lungo della prigione. Comunque, sinteticamente, è stata un'esperienza molto bella, molto significativa. Io sono stato arrestato poco tempo fa, quando c'era già un sacco di gente in prigione, c'erano migliaia di persone in quella prigione e la prigione era tutta, diciamo, in subbuglio, in sommovimento, perché la gente parlava, discuteva nelle camerate, si batteva ai muri, si batteva lungo i tubi delle condutture, si sentiva da una camerata all'altra dire la Bielorussia è viva, la Bielorussia è viva, cioè era l'esperienza, queste persone che venivano magari da diverse città, comunque non si conoscevano, da diversi strati sociali, diversi ambienti, eccetera, è stata un'ulteriore possibilità di fraternizzare, di conoscersi, di toccare per mano questa unità popolare che già è un'esperienza. Quindi non si aveva l'impressione che appunto il potere ti ha messo dentro, sei in prigione, sei mortificato, sei annichilito, il potere ha ragione di te, ma al contrario, che in qualche modo quella fosse una situazione di vita. Ishu Adin Vapros? Ah, Ishu? Я добавлю одну вещь, да, что, конечно, тюрьма – это испытание, и это часто насилие в отношении людей. Поэтому, конечно, психологическая violenza nei confronti di molti. Я просто хотел сказать, что, конечно, это нагрузка, и люди нуждаются в реабилитации и психологической помощи. Очень много, безусловно. E quindi è anche vero che appunto per molti la prigione è stata comunque anche un luogo di prova, di sofferenza, molti sono stati anche pestati in prigioni e quindi poi molte persone uscendo in prigione hanno anche bisogno però di essere poi aiutate, sostenute, curate, eccetera, eccetera. Dicevi, Davide? No, direi che allora noi abbiamo fatto un errore, l'incontro dovevamo farlo alle 7 e poi mangiare insieme e stare qua delle ore a sentire Dima, perché è veramente affascinante quello che ci sta dicendo. Non so se chiudere, capire se magari si può dialogare con lui via email, con lui, con te o anche con Patrizia, fare delle domande. Cioè, noi vorremmo che questo rapporto continuasse, perché quello che abbiamo... Quello che abbiamo sentito stasera è di una carica interessantissima.
Cioè, il solo fatto che quello che ci avete testimoniato, tutti e tre con sfumature e tali diversi, che nel cuore di ogni uomo c'è una sete di bene, di giustizia, che magari sta assopita sotto una coltre di ideologia o di indifferenza, ma che se trova qualcuno che la vive fino in fondo, diventa contagiosa. Voi ci state testimoniando una cosa, almeno a me, che di cui noi qua in Occidente abbiamo bisogno, perché noi abbiamo bisogno, io ho bisogno di uomini e donne che mi aiutino ad andare a fondo di questo desiderio, perché questa è una rivoluzione, può essere una rivoluzione anche per noi, un cambiamento radicale nel modo di stare di fronte alle cose. Adesso è un po' lunga da tradurre, però per quello ti dico, sono dibattuto, perché da una parte non so se chiudere, dall'altra non so se andare avanti, oppure se continuare in che modo. Magari Dima ci dà qualche idea. Ho capito tutto, mi scusai, sto ti, per voce, scusassi voi invece, è molto importante, perché proprio per caso si dice a первенстве личности, о важном значении личности, прежде всего. Поэтому он говорит даже, как можно было бы продолжить наш разговор сегодня, это уже поздно. Но если у тебя, Дима, есть какие-то идеи, чтобы продолжать, пожалуйста, потому что было бы просто здорово иметь возможность еще как-то поговорить об этой теме. Я вообще очень как бы вдохновлен всегда общением с движением, вот, потому что я встречаю ответы на многие вопросы, которые еще даже не сформулировал. Для итальянских христиан, католиков. Per me è sempre molto importante, dice lui, avere questo contatto con i cristiani italiani, con i cattolici, con le persone del movimento, perché io ricevo tante volte delle risposte alle domande che non ero ancora neanche riuscito a formularmi. Вот, и, конечно, очень хотелось бы, чтобы получился такой, может быть, для начала не открытый, а закрытый разговор, обмен мнениями, да, с тем, чтобы нащупать какие-то пути взаимодействия. И я уверен, что, и, во-первых, наш опыт может быть интересен итальянцам, итальянским католикам, итальянским христианам, и тот опыт какого-то гражданского утверждения достоинства, как бы состояния христиан в вере тоже и в достоинстве, это может быть очень большой помощью нам. Io credo che sia proprio una cosa importante sia da parte vostra poter, se reputate importante la mia esperienza, e anche da parte mia, nostra, far tesoro della vostra esperienza, perché sicuramente è una cosa che ci può aiutare anche nella nostra battaglia. Bene. Se ecco, prego. Спасибо, prego. Vai, fai di pure, non volevo fermarti, scusa. Пожалуйста. У меня очень скоро выйдет в Италии книжка стихов на итальянском языке. Вот. Там будут и протестные стихи. Вот. И можно встретиться вокруг этой книги, вокруг этого проекта. Ben presto uscirà in italiano una mia antologia di poesie. Poesie di vario genere, di protesta e anche non di protesta. Magari possiamo trovarci una volta per parlare del libro, delle mie poesie. Mi sembra un'ottima proposta, oltretutto perfettamente pertinente all'attività del nostro centro culturale, quindi direi che quando verrà pubblicato, Dimitri? Когда будет книга? Когда выйдет книга? Или уже в декабре, или в январе следующего года. O in dicembre, in gennaio. Benissimo. Mi sembra che già possiamo
possiamo sbilanciarci e dire che col nuovo anno possiamo prevedere sicuramente un incontro dove poterci raccontare le nostre esperienze ancora, soprattutto l'esperienza di quello che sta avvenendo lì e dove conoscere un po' di più questa bellissima persona che abbiamo incontrato stasera. И значит, тогда можно уже как-то говорить до свидания до Нового года, до следующего года. В начале года мы могли бы организовать эту встречу как раз. Я был бы счастлив. Io sarei felice. Bene. Grazie, grazie ancora. Beh, un applauso lo possiamo fare anche se siamo a tutti voi. Grazie mille. Anche se siamo al remoto. Grazie, ricordo solo che l'incontro è stato registrato e quindi è visibile sul sito circolofeltre.it, dove potrete anche vedere le registrazioni degli ultimi incontri che sono stati fatti recentemente. Ciao Ania. Ciao Andrei, ciao Ania. Ciao Andrei. Привет, Андрей. Мне дорогие. Bene. Ci teniamo in contatto. Stay tuned, come dicono gli inglesi. Buona serata a tutti.